Gioele, iniziamo oggi una serie di appuntamenti che avranno cadenza settimanale. Quello che vogliamo fare è comunicare col pubblico, con la popolazione italiana, con chi ci segue e spiegare quali sono i nostri orizzonti politici. La maniera nella quale faremo questo è che ogni settimana sceglieremo tre temi politici da affrontare, che vogliamo affrontare, e ne discuteremo insieme. Spiegheremo quali sono le posizioni del Movimento Roosevelt rispetto a delle tematiche e delle problematiche che affronteremo. Questo spazio si chiamerà la settimana politica rooseveltiana e pubblicheremo settimanalmente video di domenica, di modo che coloro che oltre a seguirla la domenica sportiva vogliono anche approfondire, diciamo, gli argomenti politici discussi nella settimana, possono farlo tramite i nostri canali. E oggi partiamo con un argomento di martedì. Martedì sulla Repubblica, sui giornali, si è parlato diciamo di una ipotetica frenata sul TTIP della Francia, che poi non si sa quanto davvero sia una frenata. Però il TTIP è un argomento di cui si parla troppo poco probabilmente nella politica di oggi e ha, diciamo, delle conseguenze che non sono quelle sui prodotti che poi verrebbero dagli Stati Uniti importati, ma anche sul lavoro delle nostre aziende, sulle condizioni di lavoro dei nostri lavoratori. Qual è la tua posizione sul TTIP? Intanto una precisazione, perché queste sono trasmissioni di TV London MR, e rivolte più che all'Italia, direi alla comunità italofona mondiale. A Londra c'è un'importantissima comunità italofona, non solo italiana, ma anche di estimatori della lingua italiana che ruotano intorno alla comunità italiana e alla lingua e alla cultura italiana, a cui noi vogliamo rivolgerci. No? Il Movimento Roosevelt è nato in Italia, ha una vocazione sovranazionale, ma e vorrà parlare in tutte le lingue, ma tiene anche molto a questa nascita, a questa origine italiana. C'era un tempo in cui proprio in Inghilterra, alla fine del Cinquecento, quando Giordano Bruno andava alla corte elisabettiana, dove conoscere l'italiano significava come oggi è conoscere l'inglese, cioè una lingua internazionale importante. E vorremmo riqualificare, no, l'uso dell'italiano. D'altra parte io mi auguro anche che questi nostri colloqui, che avverranno per lo più in italiano, ma potremmo poi anche immaginare di farli in inglese, ma insomma, quando siano in italiano, abbiano dei sottotitoli, poi quelli almeno più interessanti, in inglese, o forse tutti. Sarebbe bene che ci fosse quantomeno dei sottotitoli che riassumono il senso. No? E d'altra parte è vero che la scelta che abbiamo fatto di dare questa centralità a TV Londra, che non è Radio Londra, no? Ma ricorda l'esperienza di Radio Londra, che Radio Londra ha avuto in epoca, diciamo, di resistenza alla barbarie nazifascista anche per i paesi del continente, compresa l'Italia, e l'esperienza risorgimentale italiana, laddove Mazzini, uno dei grandi protagonisti del risorgimento italiano, proprio da Londra, insieme ad altri patrioti, tesseva le fila, no? Della rinascita, della costituzione di un'unità italiana e di un abbattimento anche dei regimi illiberali e clericali che malgovernavano la penisola. Quindi questa premessa per contestualizzare, no? Ecco, non è un discorso fatto solo per l'Italia, anche perché gli italiani devono imparare a collocarsi in un contesto. Ecco, appunto. Detto questo, io liquiderò subito e passando ad altro, perché questo argomento del TTIP, non per sottovalutare la domanda, ma perché la pantomima con la quale si è proposta l'idea di una frenata, no, in realtà ci sono delle trattative in corso. No? Obama è venuto a fare, non gliene interessa nulla della cosa in sé, ma gli è stato chiesto, tra gli accordi che hanno portato al suo mandato, al suo primo e al secondo mandato, ci sono una serie di cose che lui deve fare e deve fare anche il testimonial di questa cosa. È venuto in Europa a farlo, qualcuno in Europa vuole farla sta cosa, qualcuno no, noi dovremo esprimere una nostra posizione, ma una posizione non calibrata sulla solita però
il solito piagnisteo complottista che demonizza qualunque cosa. Noi dobbiamo analizzare passo per passo il TTIP e capire che cosa non va e perché non va e spiegarlo, no? Ma senza avere una precostituita avversione al libero mercato in se stesso. Io sono preoccupato, semmai, certo, io sono per un libero commercio globale a patto che vi sia un rispetto della qualità delle cose che vengono commercializzate per i consumatori e a patto che vi sia anche un rispetto per la disparità, diciamo, di livelli di industrializzazione dei diversi paesi, no? Non vi siano forme di colonizzazione o neocolonizzazione commerciale. Quindi è un discorso molto complicato e delicato a cui io dedicherei semmai uno spazio monografico significativo con le voci di diversi esperti. Non vorrei in questa sede avventurarmi in una cosa che ha bisogno di molte spiegazioni. Secondo te, per chiudere il contesto di TTIP, hai parlato delle conseguenze sul prodotto, delle differenze fra le varie nazioni che potrebbero far parte del sottoscrivere l'accordo, pensi che comunque ci sia il TTIP possa in un certo senso danneggiare le condizioni dei lavoratori o, diciamo, per come se ne è parlato oggi, possa, mi riferisco per esempio all'immigrazione in Italia o in Europa, noi i nostri lavoratori vivono una competizione interna da parte di persone che si accontentano magari di salari più bassi e meno diritti. C'è chi si preoccupa che il TTIP possa aprire una competizione esterna con dei lavoratori negli Stati Uniti che godono di meno diritti, che costano di meno perché hanno il dollaro è più debole in questo momento dell'euro e che quindi alcune aziende italiane europee possano essere tentate di andare lì. Io affronterei la cosa da un'altra prospettiva, cioè il mio sguardo sul mondo, io mi sento cittadino del mondo, ho detto prima del mio così amore per l'Italia, sono cittadino italiano, amo l'Italia e amo gli italiani, ma in un modo sentimentale, come ciascuno di noi ama la madre, il padre, i fratelli, però sul piano del rispetto e del rapporto con gli altri esseri umani non mi sentirei di fare per esempio un sopruso o un arbitrio a favore di un mio congiunto rispetto a un estraneo, no? Quindi la mia idea è quella che la patria è il mondo stesso e ogni luogo dove c'è da combattere una buona battaglia per la democrazia e per i diritti di tutti e di ciascuno, lì è la mia patria, lì mi sento di dover accorrere. Questo vale anche per il discorso su i lavoratori italiani, statunitensi. Io immagino un mondo, il movimento Roosevelt immagina un mondo dove a tutti è dato appunto il diritto costituzionale ad un lavoro dignitoso e ben retribuito. Quindi la prospettiva non è tanto queste battaglie, pur importanti, ma settoriali in fondo, no? Limitative dello sguardo. Noi dobbiamo costruire un mondo e delle società e delle regole istituzionali dove certi diritti universali, appunto rooseveltiani, sono garantiti per tutti e per ciascuno. Non dovrà esserci differenza, tu parlavi del fatto che i lavoratori sono più garantiti altrove, ecco, noi dobbiamo trovare un equilibrio. Con il grande problema che ci sono paesi del mondo dove la democrazia non ha mai ancora attecchito e dove ci sono masse di sudditi, non neosudditi, cioè il problema del neofeudalesimo o dei neosudditi, cioè dei cittadini che rischiano di essere ritrasformati in sudditi, è una metafora ovviamente, è un problema occidentale. Ma siamo tranquilli noi che ci preoccupiamo, cioè è bello che noi ci preoccupiamo del fatto che forse i lavoratori europei si troveranno in difficoltà rispetto a una perdita di lavoro o di retribuzione rispetto a lavoratori americani, quando sia gli americani che gli europei rispetto a coloro che lavorano venendo da paesi dell'Asia o dell'Africa, sfruttati in alcuni specifici paesi del Medio Oriente, trattati come bestie, altro che salari ridotti. Non dobbiamo preoccuparci di questo, cioè il nostro orizzonte deve essere pensare soltanto a chi abbiamo dietro casa, nella nostra nazione. Non è questa la prospettiva in cui io credo, non è questa la prospettiva che credo debba avere il Movimento Roosevelt. Il Movimento Roosevelt deve bypassare l'idea della
comparazione o del conflitto, della competizione tra le nazioni. La competizione deve essere verso la virtù, vorrei dire. Cioè competiamo per creare un mondo prospero per tutti e per ciascuno, dove lavorare sia un diritto e anche un piacere, anche una dignificazione dell'essere umano, e dove nessuno possa non essere retribuito dignitosamente per il lavoro che fa. Mi ha dato un'ottima risposta, perché inquadra quelli che sono gli orizzonti del movimento Roosevelt, che a volte possono non essere chiari. Invece noi abbiamo delle ambizioni abbastanza elevate. È una visione di società che si concretizza in quella che è l'azione politica del movimento che tu hai fondato insieme agli altri membri del movimento Roosevelt l'anno scorso. Quindi credo che anche questo in fondo ci caratterizzi. Una visione del mondo che tiene in considerazione non solo le particolarità dei nostri territori, ma davvero cerca di creare un equilibrio, un mondo più giusto anche a livello transnazionale. E su questo, forse questo mi dà anche un buono spunto per la seconda domanda, che riguarda un po' quello che sta accadendo invece in Europa. Cioè noi viviamo in un mondo che va globalizzandosi, eppure leggiamo che l'Austria, al confine col Brennero, sta sostanzialmente infrangendo delle regole, costruendo dei muri, delle reti, per ritornare a controllare la dogana. Addirittura vorrebbero mandare delle forze dell'ordine sul territorio italiano. Ecco, cosa pensi un po' di quello che sta succedendo rispetto ai flussi migratori in Europa, ma soprattutto a come stanno reagendo i governi europei in questa cosa? Insomma, il senso poi di disgusto in questi termini, cioè, si tratta di una serie di pantomime e di teatri che non tengono conto anche qui di uno sguardo più globale, cioè cos'è questa immigrazione che ha dei momenti di accelerazione, anche di complicazione, e che oggi è anche vista come possibile latrice di cellule terroristiche, no? Di ampliamento di manodopera terroristica, perché è un'immigrazione che arriva da paesi dove è forte la presenza di possibili focolai terroristici, e comunque una volta arrivati qui, questi spesso disperati, no? Sono facile preda di arruolatori vari. E d'altra parte, perché c'è questa immigrazione? Perché c'è questa fuga da mondi difficili da parte di tante persone? Ma il problema è quello di prima. Io credo che la risposta possa venire non dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ha fallito come fallì la Società delle Nazioni prima dell'ONU, ma che occorra urgentemente, non è un programma per i prossimi decenni, è un programma imminente da mettere in agenda dei governi. Oggi esistono i governi e tutte le istituzioni sovranazionali sono in realtà fittizie dal punto di vista politico, sono strumenti tecnocratici al servizio di interessi privati, di oligarchie private. Occorre creare semmai un'organizzazione mondiale delle democrazie che non ammetta al suo interno se non coloro che rispettano determinati principi. Cioè proprio la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, su cui noi fondiamo il nostro statuto, no? Il nostro articolo 3 dello statuto, principi e finalità, tra una serie di rielaborazioni e perfezionamenti della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, ma prima recita appunto i 30 articoli di questa dichiarazione, che risale al 1948 e che è disattesa. Allora, quando tu hai un'Organizzazione Mondiale delle Democrazie, quindi dove in questo club stanno soltanto paesi che rispettano certi parametri, beh, ti dai anche la forza, l'autorevolezza, per intervenire in tutti i luoghi del mondo dove questi diritti siano violati. Le internazionali progressiste ottocentesche andavano a combattere nei luoghi dove c'erano popoli oppressi. Noi oggi abbiamo nel XXI secolo luoghi dove ci sono popoli oppressi. Purtroppo, alcuni dicono l'Occidente, io direi dei circuiti di potere sovranazionale legittimano l'ammissione nel consesso delle nazioni, no, che poi liberamente commerciano, di paesi dove vi sono oligarchie al potere che sfruttano i propri
concittadini, trattandoli in realtà come sudditi. Il caso colossale della Cina è un caso limite, la Cina è un paese complesso, ma possiamo parlare di nazioni anche di meno peso, no? Ammesse, la Cina è stata comunque ammessa alla World Trade Organization, no? Ed è un problema, perché questo, anche qui questa pantomima, la richiamo anche qui pantomima, per cui da un lato si rimprovera alla Cina la violazione dei diritti civili, dall'altra la si immette pienamente in una globalizzazione economica dove spesso la Cina gioca un ruolo falsato. Ma l'Arabia Saudita è una monarchia misogina, teocratica, che alimenta peraltro in alcuni suoi segmenti interni il terrorismo, situazioni di tensione anche in altri paesi, eppure è un paese con cui tanti players occidentali fanno affari condividono interessi. Allora, non funziona, non va bene. Quindi è una supremazia dell'economia sulla politica. Ma questo, io ripeto, io sono a favore del capitalismo, non lo chiamerò nemmeno libera economia di mercato. Per me capitalismo e libera economia di mercato sono la stessa cosa, e per capitalismo però intendo la libertà di impiegare capitali, no? E di trarne profitto. Poi si è discusso nelle prime lezioni del Master Roosevelt in scienze della polis, si è discusso del fatto che il prestito ha interesse, il capitalismo che si fonda su un uso del denaro, diciamo il lucro dell'interesse sul denaro è cosa che va limitata. Io non la penso nemmeno così. Io credo che debba esserci una finanza e un'attività bancaria che, entro certi limiti, lucra anche sull'interesse, ma credo che debba esserci un ruolo forte delle istituzioni politiche pubbliche a intervenire per riequilibrare socialmente, no, la fruizione dei beni e della possibilità di lavoro e di prosperità. Quindi il discorso è diverso. Io credo che occorra immaginare un mondo dove sostanzialmente ciascuna delle invenzioni della modernità, della contemporaneità, si incastona armoniosamente, no? La finanza può essere un grande strumento di aiuto all'economia reale. L'economia reale, cioè la prosperità economica e la libertà di intrapresa economica, diventa anche un modo per legittimare gli esseri umani a occuparsi della res pubblica, perché la maggiore ricchezza, e il sistema capitalistico è stato un sistema più efficiente nel produrre ricchezza di quanto non sia stato il sistema di produzione feudale o sistema comunista o altri sistemi, no? Il problema è quale capitalismo? Quale capitalismo? Lo stesso discorso che si fa sull'Europa. Quale Europa? La globalizzazione? Quale globalizzazione? Invece di rimanere incastrati in queste dicotomie, no? Sì o no ad una cosa, cerchiamo di capire come declinare quella cosa. Ci sono molti modi. Nel dibattito pubblico internazionale invece c'è una rimozione, cioè si tende a proporre allo spettatore globale una serie di antinomie. Queste antinomie in realtà si sostengono a vicenda. Quelli che sono per il mantenimento dello status quo sono in fondo complementari e solidali segretamente con coloro che vogliono un abbattimento radicale dello status quo. È sempre stato così, no? Noi dobbiamo battere una via intermedia. Non perché, come diceva Aristotele, in medio stat virtus, ma perché si tratta di capire che ci sono molte possibilità di interpretare gli stessi concetti che vengono lanciati in modo acritico nel mercato della riflessione e della discussione politica e politologica. E in questa declinazione, che io, noi in questi giorni abbiamo avuto le prime, proprio oggi in realtà, abbiamo avuto il primo incontro del Master Roosevelt, e si parla molto di economia, ma anche di economia asservita a una visione di società nella quale noi crediamo, no?
E noi parliamo molto del diritto alla felicità e incardiniamo questo diritto alla felicità, e questo di nuovo vorrei tornare un po' sul discorso europeo, al lavoro, alla figura del lavoro. Spesso è stata chiesta la tua opinione rispetto per esempio al diritto al reddito di cittadinanza, e mi sembra che la nostra posizione sia sì quella del reddito di appoggiare il reddito di cittadinanza come una soluzione a breve termine, ma che in realtà la soluzione nel lungo termine è quella di garantire a ciascuno di perseguire i propri talenti, i propri interessi e i propri profitti. Come la vedi tu questa? Molto pragmaticamente, il movimento Roosevelt, come dovrebbe essere ormai abbastanza noto, ha tra i suoi obiettivi principali la costituzionalizzazione del diritto al lavoro, ovvero così come c'è il diritto a votare ed essere votati, ad associarsi, il diritto di pensare, criticare, esprimersi liberamente, per ogni cittadino garantito dalla Costituzione, vi dovrebbe essere un diritto al lavoro, perché quel diritto alla felicità enunciato appunto nella Costituzione degli Stati Uniti sin dal 1787 rischia di rimanere un diritto astratto se l'essere umano non ha questa prima dignità che nasce attraverso il diritto al lavoro, ha la possibilità di costruire un progetto di vita. Quindi noi pensiamo in un orizzonte dove a tutti sia data la possibilità, secondo i propri talenti ovviamente, e quindi in un orizzonte meritocratico, no? Di guadagnare anche in modo spropositato, di accumulare grandi ricchezze in situazioni ovviamente di vero libero mercato, non di oligopolio o monopolio, senza i cartelli, senza le truffe, no? Dentro il libero mercato. Ecco, in un contesto del genere però nessuno può essere lasciato indietro. La disoccupazione è un insulto alla dignità umana, perché in un mondo di grandi ricchezze, di grandi possibilità tecnologiche, è assurdo pensare che ci siano persone che non hanno un lavoro. In Europa, nel mondo, c'è grande bisogno costante di realizzazioni infrastrutturali, di manutenzione dei territori, di servizi da offrire, e quindi c'è una capacità di assorbimento del lavoro che è assolutamente in grado di garantire questo principio. Questo significa che allora, piuttosto che un reddito di cittadinanza dato così, ma che non sposta anche, non rende la persona in condizione di esperire attraverso il lavoro anche una propria capacità umana, no? di misurarsi sulle cose. Il lavoro non deve essere totalizzante, ma è una delle espressioni dell'essere umano. È un luogo anche, il posto di lavoro può essere anche un luogo di socializzazione, di sfide. Cioè l'essere umano ha bisogno anche di poter lavorare e misurarsi con il lavoro. D'altra parte non si tratta nemmeno di obbligare al lavoro, cioè io immagino un mondo, noi immaginiamo un mondo dove chi vuole lavorare però non debba essere privato della possibilità di farlo. E le soluzioni che pensiamo sono quelle di immaginare delle alte autorità per la piena occupazione che appunto valutino vari profili delle persone che hanno un posto di lavoro, poi magari lo perdono, lasciando la libertà anche agli imprenditori di assumere o licenziare secondo le possibilità di un progetto imprenditoriale, ma quel lavoratore verrà sempre riassorbito, no? E magari formato prima di essere riassorbito in un altro settore lavorativo. In questo senso il reddito di cittadinanza potrebbe intervenire come elemento di ammortizzatore, cioè nel periodo in cui tu, nel passaggio da un'azienda pubblica a una privata, da un segmento pubblico all'altro, da un segmento privato all'altro, se hai bisogno di riqualificarti, se hai bisogno di aggiornarti, io ti darò un reddito di cittadinanza tale che mentre ti aggiorni e ti formi puoi continuare a vivere, a pagare il mutuo, a sostenere una famiglia, a vivere dignitosamente. No? Ma mi sembra, come dire, veramente il minimo sindacale, cioè se, lo diceva il grande John Rawls, se ammettiamo le grandi disuguaglianze economiche, nessuno può essere lasciato indietro e privato del minimo indispensabile a una vita dignitosa. Diciamo che questo è un argomento al quale io sono sensibile, perché tu, come sai, io vivo a Londra e per quello che ha iniziato William Beveridge nel 1945 credo fosse l'inizio
della messa in pratica di questa visione di società. L'Inghilterra comunque vede tutta una serie di tutele sociali, degli strumenti con i quali si tenta di distribuire ricchezza e di tutelare la vita dei cittadini. Purtroppo però quella visione oggi sembra proprio la visione sotto attacco. Ci sono tagli al sistema sanitario, ci sono tagli, incremento delle costi dell'università. Purtroppo quella è la visione che oggi sembra venga più osteggiata a livello europeo. È vero che noi abbiamo orizzonti globali, ma da dove si inizia questa battaglia? Si inizia dall'Italia, si inizia dall'Europa? Qual è la dinamica fra l'Italia e l'Europa? Qual è il posto per cominciare a combattere questa battaglia? Io credo che l'Italia, non solo su questo tema, ma anche su altri, è il luogo dove la resistenza può essere più efficace. L'Italia, di tutti i paesi europei, ha due caratteristiche importanti. È un paese importantissimo, è tra i fondatori dell'Unione Europea ed ha un peso specifico molto rilevante, a differenza della Grecia, del Portogallo, della Spagna, dell'Irlanda. Ma non è bloccato, per esempio, come la Francia, che poteva essere, nella Francia di Hollande, Hollande è stato eletto presentandosi come il campione antimerkeliano, colui che avrebbe messo in discussione la declinazione tedesca, no, della cancelleria tedesca attuale, di una certa idea d'Europa. E Hollande ha tradito queste aspettative, anzi ha fatto come Sarkozy, è andato a braccetto in fondo con la pessima eterodirezione. Ricordiamoci, non è un problema di Germania o di cancelleria tedesca in se stessa, è che alcuni gruppi di potere sovranazionali, privati, si servono della cancelleria tedesca, come di altre istituzioni nazionali e internazionali, per perseguire i loro progetti, no? Progetti, non complotti. La Francia è bloccata, la Francia, i socialisti non sono un'alternativa a, evidentemente i socialisti francesi non sono riusciti a essere un'alternativa a questo modello, come non lo è il Partito Socialista Europeo fin qui un'alternativa a questa idea di Europa, anzi il Partito Socialista Europeo è stato, come il Partito Popolare Europeo, perfettamente in simbiosi, no? Al di là delle, anche lì, dei teatrini, delle pantomime, piuttosto è in Francia, oltre alla dialettica stucchevole tra Sarkozy, Hollande, i rispettivi partiti, c'è poi la Le Pen, che sarebbe un altro modo di turlupinare l'elettorato, non vincerà mai, ma se vincesse, come è accaduto già per altri partiti di estrema destra che tuonano contro, diciamo, sistemi che poi quando vanno al potere, di cui quando vanno al potere si dimostrano i servitori più solerti. Quindi io direi che invece in Italia c'è un magma, c'è la complessità del governo Renzi, un governo composito con una resistenza ma anche delle fragilità, c'è un Movimento 5 Stelle che ancora non ha capito esattamente come vorrà evolvere, ha delle istanze positive ma che vanno maturate e consolidate, e c'è il Movimento Roosevelt che parte dall'Italia, che in Italia vuole avere e sta iniziando ad avere un ruolo e lo dimostrerà anche in queste elezioni amministrative, ma vuole avere un ruolo di pedagogia anche politica a tutti i partiti, i movimenti e le forze della società civile per immaginare proprio dall'Italia, no, un grande patto che da qui diffonda la positiva peste rooseveltiana, è una peste democratica, no? Cioè in un mondo di falsa sanità che però mortifica la democrazia sostanziale e diciamo il diritto di tutti e di ciascuno alla prosperità anche economica, beh, noi diffondiamo un virus, un morbo che vuole riconsolidare quel sogno democratico di cui l'ultima espressione veramente globale, internazionale, è stata la New Frontier kennediana. Ecco, quindi noi partiamo dall'Italia, siamo insediati a Londra, dove tu ed altri state facendo un grande lavoro, e ci espanderemo. Io ho incontrato proprio ieri delle persone interessate a creare dei nuclei
anche a New York e a Washington, e ci espanderemo, ma avendo sempre a mente che forse è proprio l'Italia il grimaldello giusto per invertire il paradigma egemone in Europa e quindi anche nel mondo. Bene, allora partiamo dall'Italia per dare opportunità di vita alla gente. E io direi benvenuto allora alla prima puntata della settimana politica rooseveltiana, e noi, nonostante io debba tornare a Londra, ci terremo in contatto e continueremo a pubblicare questi nostri incontri settimanali sul nostro canale YouTube, e vorrei lanciare un invito a chi ci segue, alla comunità rooseveltiana. Noi affronteremo delle tematiche, vorrei anche slegarmi dal gossip politico, ma se durante la settimana politica c'è un tema che incontra la vostra sensibilità e che vorreste venisse discusso in questa sede, commentate sul video YouTube e noi cercheremo di discutere insieme di quelle che sono le problematiche da voi presentate. Alla prossima settimana. Ciao. Grazie. Ciao.